sollecitato dai cittadini, mi sono recato sul ponte cosiddetto dei Sarti tra Valmozzola e Berceto sul fondo valle, la strada che mette in comunicazione tutta l'Alta Valtaro. È un ponte su una strada provinciale, mi sono interessato anche presso l'amministrazione provinciale ne ha conoscenza, speriamo che possa intervenire al più presto con lavori consistenti, visto gli ammaloramenti che ha questo ponte, visto i disagi che creerebbe nel momento in cui non fosse più percorribile, perché rimarrebbe isolata tutta l'Alta Valtaro, che sarebbe costretta a usufruire dell'autostrada con tutto quello che può significare, oltre alla spesa per i biglietti, anche le scomodità delle persone che devono fare sicuramente tratti di strada in più. Speriamo in un intervento celere, come mi è stato promesso dall'amministrazione provinciale. Abbiamo purtroppo anche un ponte che risulta su una strada comunale, anche se era una vecchia strada dell'ANAS, passata poi alla regione, la regione alla provincia, e la provincia l'ha passata poi al comune, che l'ha presa senza nessun tipo di dotazioni. È il ponte che unisce Ghiare, che attraversa il Manubiola e che arriva a un gruppo di case, oltre che a una delle attività più floride del nostro comune, che è il frantoio Grenti. Quindi anche questo non riesco a immaginare se non fosse percorribile i disagi che può creare. Come comune non abbiamo le risorse, ho fatto fare le perizie e stiamo cercando presso la regione, l'amministrazione provinciale e altri enti le risorse necessarie per poter intervenire e metterlo in sicurezza.